Veniamo al tema. Allora, quali sono le modalità per fare sentire la mancanza di una persona? Beh, intanto, prima cosa, naturalmente, sviluppare una forte fiducia in se stessi. La fiducia in se stessi è il fondamento di ogni seduzione ben riuscita. Questo è un punto fondamentale. La fiducia in se stessi è il riflesso della nostra autostima. Ciao Don, grande Don Matteo. È un riflesso della nostra autostima, della percezione del nostro valore personale. Se sei una donna affascinante ha fiducia in se stessa. Una donna che fa sentire la mancanza a una persona è una donna che ha fiducia in se stessa. Salutiamo anche Pink. Questo è la condizio sine qua non. Sviluppare una forte fiducia in se stessi inizia con un'accettazione di chi sei. Ripetiti, vecchia carampana, malgasciona, in mantra: io mi amo e mi accetto così come sono. Esatto, l'autostima è molto importante. Io sono la persona più importante del mondo. Dobbiamo conoscere le nostre forze, dobbiamo conoscere le nostre qualità. E dobbiamo imparare a conoscerci intimamente, questo è un punto fondamentale. Conoscerci intimamente è la base. Dobbiamo imparare a esplorare quali sono le nostre passioni, quali sono i nostri desideri, quali sono. Ecco, chi prenota il chirurgo plastico, le rifattone non si amano, secondo me. Certo, se c'è una deviazione dal setto nasale, va bene così. Se c'è un problema, ma quelle che si rifanno le tette, il culo, si rifanno questo, si rifanno quello, dimostrano solo di avere una profonda insicurezza in se stessi. Comunque, dobbiamo imparare anche a esplorare le nostre passioni. E ovviamente, devi anche presentarti come una donna appetibile. Certo, fare una selezione accurata del guardaroba è anche importante. Non ti puoi presentare, andare in giro come una stracciona. Ma non andare in giro come una stracciona non vuol neanche dire avere abiti firmati. Tenete presente che non vuol dire avere abiti firmati. Sì, vogliono migliorarsi, certo che vogliono migliorarsi, nel modo sbagliato però, con la chirurgia plastica. Se c'è un, certo, c'è il nasone, ma la maggior parte delle donne è perché non ha, magari mangia come una, come dire, come una zampogna e poi spera di ottenere dei risultati. È vero, Don Matteo, per una donna serve buon gusto, non serve spendere soldi con vestiti, bisogna selezionare il guardaroba con cose di qualità che evidenziano la femminilità. Secondo me, per una donna, il top, diciamo, della femminilità, il top, poi ognuno fa quello che vuole, è una semplice gonna tubino e una camicetta, una gonna tubino e una camicetta, oppure un vestito, qualcosa del genere. Non serve. Le scarpe devono avere i tacchi, ma non devono essere dei trampoli, anche perché i trampoli poi. Diciamo anche perché poi i trampoli distruggono. Ma il naso è un conto, ma le tette è un altro conto, perché il naso, tutto sommato, non ti mettono il silicone, ti rompono un po' il tubone. Esatto, bravo Don. Il naso, diciamo, è un discorso. Se c'è un nasone che sembri Cyrano de Bergerac, va bene. Ma io sono contrario al silicone, ecco, quello che sono contrario io personalmente è il silicone. Perché poi anche se ti fai tirare un po' la pelle va bene, come si chiama qua, ti fai togliere le cose, le bosse sugli occhi va bene. Ma dove metti il silicone, dove metti plastica? Secondo me no, però fate come cazzo volete. Ovviamente una forte fiducia in se stessi potete manifestarla anche col linguaggio del corpo, perché avviene una comunicazione, diciamo, a doppio mandato, fondamentalmente. Se mantenete una postura eretta, mantenete l'eye contact, inviate segnali sottili ma potenti a un uomo. Quindi, quando cammini con grazia, quando cammini, diciamo, con un incedere elegante, ecco, un incedere elegante, sederti in modo elegante, risvegli l'ammirazione in un uomo, verrai vista come una donna di qualità. La fiducia in se stessi, ovviamente, non è un qualcosa che si cristallizza in un certo momento, è un qualcosa che dovete
che dovete sempre allenare, salutiamo anche Andrea Giovanni, che dovete sempre allenare, è un punto fondamentale. Le rughe sono esperienze di vita, in ultima analisi diciamo, possiamo definire che l'autostima è un po' la luce interiore che ci permette di affascinare le altre persone. Poi una cosa importante, se volete imparare a sedurre, se volete imparare a sedurre è un punto fondamentale. Che cos'è? Dovete comprendere, se siete donne, quelli che sono i desideri e le aspettative maschili. È fondamentale comprendere i desideri e le aspettative maschili. Perché una donna, ma vale anche per gli uomini, ma vale anche per gli uomini ovviamente, vale anche per gli uomini, è molto importante, come dire, è essenziale, capire l'altra persona. Per catturare il cuore di un uomo e incantarlo per sempre, devi comprendere quali sono i suoi desideri, devi comprendere quelle che sono le sue aspettative. Aspettativa numero uno, non rompere i coglioni, e poi diciamo è un'aspettativa perché se sei una donna bisognosa romperai i coglioni fondamentalmente. Questo è un punto fondamentale per catturare, diciamo, il cuore di un uomo e devi comprendere. Gli uomini, diciamo, hanno caratteristiche diverse rispetto alle donne. Ovviamente esistono tendenze generali che possono aiutare, ad esempio. Nei miei seminari di PNL spiego quali sono le cose da osservare, spiego quali sono le cose che dovete fare, e quindi è un punto fondamentale questo. Come dicevo prima, Sabina, non è che serve un bel vestito, non è che devi prendere un vestito particolarmente di lusso, o un abito firmato, anzi, gli abiti firmati sono normalmente troiate. Devi scegliere qualcosa che ti renda femminile, questo è il concetto. E un maschio deve scegliere qualcosa che lo renda maschile. Un maschio deve scegliere qualcosa che lo renda maschile, una femmina femminile. Cioè, oggi purtroppo, come ho già detto in tanti video, ci sono tante catene, no, di cui non faccio nome, primo perché non voglio fare pubblicità, secondo perché non me ne frega, dove vendono abiti che non capisci se da uomo o da donna. Cioè, oggi ci sono gli uomini che si mettono la gonna per, va bene che sono degli artisti così, ma si è perso, il maschio deve essere maschio, la femmina deve essere femmina. E questo è il concetto fondamentale. Questa cosa promiscua che non capisci, lo stesso abito, diciamo, lo mettono gli uomini e lo mettono le donne. Ci sono delle giacche che non sai se sono da uomo o da donna, da frocio o da cosa sono. Quindi cercate di definire, no? Qualcosa che ti faccia sentire a tuo agio e che ti caratterizzi come maschio o come femmina, come maschio o come femmina. Il maschio deve essere maschio, ovviamente de deve essere, puoi scegliere, preferire un abbigliamento sportivo, puoi preferire un abbigliamento classico, ma il maschio non deve essere sexy, il maschio deve essere maschio, il maschio deve trasudare virilità. La donna deve trasudare femminilità, questo fa parte della seduzione. Quindi, indipendentemente dalla scelta, c'è chi preferisce come maschio l'abito classico, c'è chi percepisce classico che non vuol dire essere un pinguino, c'è chi preferisce poi l'abbigliamento sportivo. Io un tempo preferivo quello più classico, oggi preferisco quello più sportivo, ma sempre maschio. Cioè non mi metto i maglioni, mi metti i maglioni, certo devi anche avere il fisico, ovviamente devi anche avere il fisico, perché se sei un panzone da birra ti puoi mettere quello che vuoi, se c'hai la panza da birra ti puoi mettere quello che vuoi che fai cagare lo stesso, no? Bisogna mettersi, essere fisicamente in forma e metterti qualcosa di più attillato. Se io metto una camicia più attillata, metto un maglioncino, ma perché c'è un fisico che curo da anni. Se c'è un panzone da birra, se sei una donna che sei inchiattita, hai la panza, c'è il culone, vabbè, lì devi, per prima cosa ti devi sistemare tu. È ovvio che il vestito. Come dire, deve ricoprire il fisico. Se il fisico fa cagare, fai cagare e basta. Cioè, perlomeno essere tonica e magra, quindi vai in palestra,
Vai in palestra e fai quello che vuoi, vai in palestra e fai quello che vuoi. Questo è un punto fondamentale, no? Allora, quindi teniamo presente questo: gli uomini, se vuoi sedurre un uomo, devi entrare in contatto, se vuoi sedurre un uomo, devi entrare in contatto con la psicologia maschile. Questo è un punto fondamentale. Ogni uomo, tutto sommato, per una donna potrebbe essere un libro aperto, potrebbe essere un libro aperto, potrebbe essere qualcosa di facilmente, diciamo, comprensibile, se una donna non si lasciasse prendere dai suoi bisogni. Quindi in questo caso è veramente importante padroneggiare la PNL, padroneggiare la programmazione neurolinguistica, perché di fatto soltanto tra le scienze, diciamo, le neuroscienze, e praticamente è la programmazione neurolinguistica la cosa, la programmazione neurolinguistica, un libro a caso, tipo ingegnere della seduzione, esatto. Ma no, la PNL che io spiego nei seminari è fondamentale perché è l'unica arte, se vogliamo, la neuroscienza che ti permette. Oggi, ad esempio, abbiamo nel seminario di oggi abbiamo fatto un esercizio utile, a parte qualche rompicoglioni. Sempre a cagare il cazzo, però a parte qualche rompicoglioni, diciamo, è importante imparare, ad esempio, a osservare. Quindi oggi abbiamo fatto un esercizio per avere una visione della vita, una visione fondamentale. Questo è molto importante. Quindi quando padroneggiare l'arte della PNL, della programmazione linguistica, se volete potete farlo guardando il video, fondamentalmente guardando il video, è molto importante, diciamo, come possiamo dire, utilizzare l'arte della seduzione, della comunicazione, perché l'arte della comunicazione è quella che ti permette di ottenere dei risultati interessanti. Quando interagisci con una persona diciamo, è cruciale esprimerti comunque in modo chiaro, ma sviluppare anche la capacità di ascoltare, no? Perché poi noi dobbiamo, comunque una donna dovrebbe saper leggere i segnali del corpo, saper leggere anche i segnali sottili che l'uomo le invia. Questo è importante, è molto importante questo, saper leggere i segnali che un uomo invia, saper leggere le cose, saper leggere, diciamo, la comunicazione anche sottile per poter amplificare quelli che sono i turbamenti poi della persona, ma non soltanto quello, saper entrare nella mappa del mondo della persona, entrare veramente nella mappa del mondo della persona. Questo è veramente un punto fondamentale. Vedo che continuate a scrivere puttanate sull'abbigliamento, ma sono puttanate quelle che scrivete, perché è la donna che seduce attraverso l'abbigliamento. L'uomo anche deve essere maschile. L'uomo deve esprimere mascolinità. Quindi, ad esempio, se si mette d'estate una t-shirt attillata, beh, un uomo fa la sua figura se c'è un fisico. Se c'è un pancione da birra, non fa la sua figura. Una donna deve esprimere femminilità, e la femminilità la esprime anche con un vestitino semplice, che non è che deve mettere un vestito chissà che cosa, ma un vestitino semplice, i tacchi, magari la calza velata, se è d'inverno, qualcosa che possa farla rendere femminile, che possa evidenziare il fisico, ma il fisico deve averlo, perché anche se la donna c'ha la panza da birra o c'ha il culone sfatto, e a quel punto lì puoi mettere quello che vuoi fondamentalmente. Comunque, detto questo, ognuno faccia che cazzo vuole, però ognuno può fare quello che vuole. Salutiamo anche Marilyn. Allora, un altro aspetto quindi della comunicazione è saper leggere i segnali. Io li spiego nei seminari, nei vari seminari, e anche utilizzare il linguaggio del corpo per affascinare. Allora, come si può utilizzare il linguaggio del corpo? Come si può utilizzare il linguaggio del corpo per affascinare, per attrarre, per conquistare? Quando si tratta di sedurre un uomo e far sentire la tua mancanza a un uomo, devi prima essere intrigante per quell'uomo, perché tu non puoi far sentire la tua mancanza a un uomo se prima non sei intrigante. Quindi questo è il primo punto fondamentale.
Prima, per far sentire la tua mancanza a un uomo, per far sentire la tua mancanza a un uomo, devi prima essere vista come la donna giusta da quell'uomo, devi essere vista come una donna che si fa innamorare. Adesso non so se c'è Isabelle Grande, ma ne abbiamo anche parlato perché sto facendo una trasmissione su Telecolor, che è la televisione di Isabelle Grande, non è che la sua televisione, ma dove lei fa la giornalista, che poi si chiama Paola. Adesso non so se è ancora presente in chat, però andatevela a vedere, a lunedì alle 22:30 c'è questa trasmissione dove darò delle indicazioni anche lì. E comunque, salutiamo anche la Nespolona, e comunque per essere vista come la donna giusta, per essere vista come la donna che potrebbe essere la donna della tua vita, devi sviluppare alcune cose che adesso andrò a dirti. Devi sviluppare uno sguardo affascinante. I tuoi occhi hanno potere di trasmettere emozioni. Quindi cerca di mantenere l'eye contact. Il sorriso è fondamentale. Il sorriso è un sorriso fondamentale. Il sorriso è veramente importante. Che cosa vuol dire? Vuol dire che un sorriso deve essere caloroso. Sorriso non vuol dire ridere, ci sono quelle donne che ridono come delle aquile in calore. Non puoi ridere come un'aquila in calore. Se ridi come un'aquila in calore, fai cagare se ridi come un'aquila in calore. Se hai la risata equina, fai cagare. Anche la postura deve essere una postura sicura, ma una postura leggiadra. Non puoi essere una cavallona. Ci sono delle donne che sono delle cavallone, camminano come dei cavalli. Le donne non devono essere cavallone, devono essere leggiadre. Questo è un punto fondamentale perché vieni percepita a livello non verbale, vieni percepita. Non puoi camminare come camminerebbe un bersagliere, perché la mascolinità è mascolinità, la femminilità è femminilità e sono delle cose basilari queste. I gesti delle donne devono essere sottili, non devono essere grossolani, devono essere delicati, fluidi, anche accompagnare le parole. Questo è un punto fondamentale e questo ti farà percepire come una donna di qualità, una donna indipendente, una donna che sa quello che vuole, una donna che ha dei valori. Esatto, dovete svolazzare, la migliore camminata con le mie deve essere aggraziata. Una donna deve essere aggraziata perché deve esaltare la femminilità. L'uomo non deve essere aggraziato. Cioè, tenete presente che mascolino e femminile sono due cose diverse. Oggi purtroppo siamo in una società in cui cercano di mischiare tutto. Uomini che si vestono da donne, uomini che si truccano, ci sono uomini che si mettono rossetto, si mettono i lucidalabbra, si tingono le unghie. Per carità, uno può fare che cazzo vuole. Però siamo in un mondo, diciamo, siamo in un mondo dove, come dire, si sta deformando, no? La differenza, si sta deformando la differenza. Quindi, proprio perché si sta deformando la differenza, voi mantenete la vostra mascolinità, la vostra femminilità, perché avete più possibilità di sedurre. Come dire, in un mondo di froci, chi è etero ha più possibilità di sedurre le donne, fondamentalmente. Quindi questo è un punto fondamentale. La cultura è fondamentale sia per gli uomini che per le donne. Quindi le donne però devono manifestare dei gesti sottili, gli uomini dei gesti più potenti. Anche la gestione della prossemica comunque è importante, tutti i canali non verbali. Una donna deve camminare con grazia, leggerezza e sicurezza. Ecco, movimenti fluidi e naturali. Muoversi con grazia, muoversi con sicurezza, con leggerezza, non la cavallona. Se ti muovi come una cavallona, se ti muovi come una cavallona, non ottieni nessun risultato. Sviluppa l'ascolto attivo, parla molto meno di quanto ascolti. Devi imparare ad ascoltare. Devi imparare anche nella seduzione, nel feeling, a toccare un uomo. Devi essere raffinata. Ecco, una donna deve essere raffinata. Allora, poi
quando conosci un uomo c'è un'altra cosa molto importante: non esiste una seconda possibilità di fare una buona prima impressione. La prima impressione, diciamo, è il tuo biglietto da visita. Poi certo puoi manifestare tutto, ma quando vedi, quando parlo di prima impressione, bravo, quando parlo di prima impressione, questo è un punto molto importante. Questo è un punto molto importante. Sì, quando vai dall'estetista sono più uomini che donne, appunto, vedi. Ma un uomo dovrebbe lavorare con i pesi, sviluppare il fisico. Anche una donna dovrebbe lavorare con i pesi più leggeri. Non deve diventare una bodybuilder. Ma io la palestra deve essere un must per chiunque, secondo me. Deve essere proprio come lavarsi i denti. Non so perché, se io sono appassionato di palestra, però deve essere un must, perché ti permette di sviluppare una massa muscolare. Anche le donne devono sviluppare massa muscolare, devono seguire una dieta, non devono mangiare come se non ci fosse un domani. Tenersi in forma è fondamentale. Allora, comunque, e l'abbigliamento, secondo me, per una donna deve essere un abbigliamento raffinato, femminile, che non vuol dire spendere soldi. Non vuol dire spendere soldi, anzi, magari ci sono donne che mettono le sneakers, le scarpe da ginnastica, e spendono più soldi, diciamo, magari di un paio di scarpe, che ne so, col tacco, un paio di scarpe eleganti, un paio di scarpe che ti facciano sentire bella, no? Ci sono donne che magari spendono un sacco di soldi per delle troiate assurde, o per delle zeppe, o per delle cose, quindi... comunque questo è una parte, ovviamente. La cultura è un'altra cosa. Saper parlare in italiano è un altro punto fondamentale. Per apparire come donna di qualità, una volta che hai fatto questo, devi iniziare a seminare dei dubbi. Seminare dei dubbi è fondamentale. Seminare dei dubbi è la base. Cosa vuol dire seminare dei dubbi? Vuol dire che l'arte della seduzione è l'arte del dubbio. Quindi anche mettere in atto delle conversazioni enigmatiche, che dove non devi rivelare tutto di te. Ci sono donne che dopo 3 minuti di conversazione sai già tutto, sai vita, morte, miracoli, sai già tutto. Ti hanno raccontato tutto di loro, da quando ti raccontano anche delle cose che magari non dovrebbero nemmeno raccontare, come ad esempio ti potrebbero raccontare, diciamo, delle cose, alle donne piace l'uomo con la farfalla sul giacca, ti potrebbero raccontare delle cose che non dovrebbero neanche dirti. Magari ti dicono, c'ho problemi perché mio marito non mi passa gli alimenti, c'ho problemi con i miei figli, uno si droga, l'altro, che ne so, c'è questo, c'è quello, pieni di problemi, e te li raccontano. È ovvio che questo, se racconti queste cose qua a un uomo scappa dopo 30 secondi, perché soprattutto se ti conosce appena, dice, questa è una piena di problemi. Tenete presente che le persone piene di problemi non le vuole nessuno, cioè nessuno, a meno che non sia un pazzo, un folle, vuole qualcuno pieno di problemi. L'ex che non passa gli alimenti, esatto, se sente che l'ex non passa gli alimenti, ma l'ex non mi passa gli alimenti, c'ho problemi economici, c'ho qua, devo pagare questo, devo pagare quell'altro, ho problemi con mio figlio, ho problemi con mia figlia, ho problemi qua, ho problemi là, e le persone se ne vanno, perché dicono, se mi piglio questa, mi prendo tutta una serie di rotture di coglioni, no? Quindi questo non ha senso. Cioè, una donna deve avere, come dire, bisogna avere delle conversazioni enigmatiche. Cioè, questo lo spiego, ad esempio, nel mio seminario sul canale, su questo canale, quando parlo della comunicazione ipnotica di Milton Erickson, perché ad esempio, quindi chi volesse seguire i miei seminari dove si parla anche della comunicazione ipnotica,
di Milton Erickson, è fondamentale la comunicazione ipnotica, perché è una comunicazione ambigua, è una comunicazione vaga, è una comunicazione che utilizza dei comandi incastrati, è una comunicazione che utilizza delle domande incastrate. E quindi attraverso questo tipo di comunicazione, la comunicazione ipnotica di Milton Erickson, tu riesci, e la mia voce ti accompagnerà, bravo Don, e la mia voce ti accompagnerà, e sarà la voce delle persone che ti sono state vicine una volta. La mia voce ti accompagnerà, e sarà la voce delle persone che sono state importanti per te. E tu, mentre ascolti il suono della mia voce, puoi lasciarti andare completamente. Mentre ascolti il suono della mia voce e respiri, non so se ti rendi conto che qualcosa dentro di te sta cambiando. Mentre continui ad ascoltarmi, a guardarmi negli occhi, piano piano potresti sentire che qualcosa dentro di te sta veramente cambiando. Potresti provare un'emozione particolare, potresti renderti conto, via via che continui ad ascoltare il suono della mia voce, che l'innamoramento per me sta diventando sempre più forte. Potresti sentire un'attrazione totale, un'attrazione fatale verso la persona che in questo momento sta parlando alla tua anima, verso quella persona che in questo momento sta penetrando il tuo spirito, ti sta entrando piano piano dentro e ti sta rendendo una donna sempre più sicura di sé, ti sta rendendo una donna sempre più affascinante. E quindi ora è giunto il momento di lasciarti andare totalmente all'amore, di provare un'eccitazione. Puoi portare l'attenzione dove sai, tu sai dove portare l'attenzione e sentire praticamente, mentre porti l'attenzione proprio là, sentire un calore emanare da quella parte, sentire un calore e piano piano come se piano piano si umidificasse qualcosa, piano piano potresti sentire un desiderio più profondo, come un calore che emana in tutto il tuo corpo, e tu potresti lasciare nascere dentro di te questo desiderio. E porta l'attenzione proprio là dove sai, porta lì l'attenzione dove sai, portala proprio là, e senti venire fuori questo calore, senti venire fuori questa energia vitale che ti rende sempre più dolce, più sensuale, più forte, ti rende una donna capace di innamorarsi di una voce, e la mia voce ti accompagnerà, e la mia voce ti accompagnerà e sarà la voce di tutte le persone che possono penetrare dentro la tua anima, che hanno penetrato dentro la tua anima fino nella notte dei tempi. Lasciati andare e prova un intenso piacere, lascia che un piacere profondo si diffonda potente e benefico in tutto il tuo corpo. Puoi sentire un brivido, puoi magari sentire un brivido lungo la tua schiena. Questo brivido, come quando quella persona che ti piaceva ti baciava sul collo e sentivi proprio le sue labbra sul tuo collo e questo ti dava un piacere ancora più profondo. E in questo modo tu potrai imparare molto. Ad esempio, facendo l'abbonamento base al mio canale, con l'abbonamento base potrai seguire i miei seminari e potrai avere le possibilità di imparare tutte queste strategie, che ti permetteranno di diventare molto più seduttiva, ti permetteranno di diventare molto più seducente, ti permetteranno di diventare veramente, veramente la donna giusta, ti permetteranno di diventare veramente la donna giusta. Ecco, quindi, ad esempio, questo è un esempio, questo è un esempio di conversazione che utilizza il linguaggio, diciamo, di Milton Erickson, no? È una conversazione enigmatica dove di fatto
tu non è che dici qualche cosa, tu non è che dici qualcosa di specifico, però come vedete in questa conversazione che ho fatto, vi ho inserito dentro, no? Non so se l'avete sentito, se avete sentito un'emozione particolare. Io penso che molti di voi scrivete in chat qualcuna che ha sentito un'emozione particolare. Chi ha sentito un'emozione particolare, qualcosa di particolare, può scriverlo nella chat. Se avete sentito, se non avete sentito, invece non scrivetelo, ma se qualcuno per caso ha sentito un'emozione particolare, lo scriva pure nella chat. Scriva, ho sentito un'emozione particolare, scrivete proprio la frase, ho sentito un'emozione particolare, fondamentalmente. Altro che emozione da poco, scrivete, scrivete. Questo è per capire che attraverso il linguaggio, attraverso la parola, voi potete comunque trasferire emozioni, voi potete trasferire energia. Quello che io ho fatto è, chi è che ha sentito un'emozione particolare? Lo può scrivere. Se avete sentito un'emozione particolare, se avete sentito qualcosa, scrivetelo. Così mi date un feedback. Io ho sentito un gran trasporto. Bene, Marilyn ha sentito un gran trasporto. C'è qualcun'altra che ha sentito qualcosa, lo scriva. Quindi una donna deve imparare, no? Questo, io ho avvertito dolcezza, Tug è sordo, va bene. Tug, meno male che non ho sentito niente, perché se sentivo qualcosa Tug ero preoccupato io. Giovanna anche ha sentito, Don Matteo si è messo con le spalle al muro, Y ha sentito calore, YPS. Bene, quindi ci sono persone che hanno sentito delle emozioni, dolcezza, e quindi queste cose qua, insomma. Ecco, cosa vuol dire questo? Comunque che attraverso la capacità di comunicare, quindi attraverso una comunicazione ipnotica, se vogliamo, ho sentito un brivido piacevole. Bene. Attraverso una comunicazione ipnotica, un aumento della frequenza cardiaca, Franci, sentito, sentito, io mi sono calmato, Pippoli, l'ho sentito anche, bene, bene, tante persone hanno sentito dolcezza e sensualità, Patrizia Perotti. Ecco, quindi imparare, diciamo, imparare ad utilizzare la comunicazione ipnotica è fondamentale. Perché potete, diciamo, creare, ad esempio, coinvolgimento. E questo è importante, no? Potete creare un coinvolgimento anche molto profondo. Quindi, chi volesse impararlo può fare l'abbonamento base, lo spiego nei miei seminari. Ovviamente ci deve essere anche, non soltanto, quindi ci deve essere anche una cultura. La Nespola ha sentito il trasporto, brava Nespola. È molto importante anche avere, diciamo, come dire, riuscire a entrare in sintonia, parlare di argomenti profondi, parlare di argomenti che permettano all'uomo, in questo caso, di aprirsi. Ecco che se voi fate questo, vi posso garantire che in tempi molto brevi, in tempi veramente molto brevi, un uomo sentirà fortemente la vostra mancanza. Vi sembrerà strano, ma vi posso garantire che ci vorrà molto poco perché un uomo possa sentire rapidamente la vostra mancanza. Questo vi garantisco che accadrà e può accadere, Ci segna. accade anche molto, molto frequentemente. Quindi imparare, diciamo, imparare a gestire la comunicazione è veramente una cosa molto importante per una donna per poter mancare a un uomo, per poter diventare una donna in grado di sviluppare fascino. E comunque un altro punto molto importante, un altro punto fondamentale per mancare fortemente un uomo è sviluppare quello che si chiama ascolto empatico. Cioè, l'ascolto empatico vuol dire che ti mostri attenta a quello che la persona dice. E in questo caso ci sono altre strategie della PNL che sono molto utili, sono molto importanti, e attraverso queste strategie della PNL, saluto Dorothy, voi potrete anche penetrare direttamente dentro
alla persona, potrete penetrare direttamente dentro. Perché io, ad esempio, se parlo con una donna, ad esempio faccio il discorso da uomo verso la donna, inizierò a fare una domanda generica per entrare in sintonia. È importante anche utilizzare gli ancoraggi emozionali. Non so se notate, non so se l'ho notato o meno, che io sto cambiando, sto modificando, sto cambiando il mio tono di voce. Non so se notate che il mio tono di voce ogni tanto sta cambiando. E di questa cosa era bravissimo a variare il tono di voce, era bravissimo Milton Erickson, perché Milton Erickson, variando il suo tono di voce, dava degli stimoli molto importanti alle persone e riusciva a penetrare fino in fondo nella loro anima e le persone ne sentivano la mancanza, perché questo tono di voce era come qualcosa che continuava a vibrare nella loro testa. Anche Gassman, certo, tutti i bravi attori. Adesso non so se io, se il mio tono di voce, se il suono della mia voce, continuerete magari a sentirlo anche dopo che questa live sarà finita. Magari me lo direte domani, se qualcuno di voi continuerà a sentire dentro il suono delle mie parole. E magari nel tempo, anche quando la live sarà chiusa, potrà continuare a sentirmi dentro, potrà continuare a percepire quello che io sto dicendo, potrà magari riflettere sulle mie parole, sul suono delle mie parole, e si potrà creare così una nuova ed eterna alleanza, si potrà creare una nuova ed eterna alleanza tra noi, creare un gruppo più solido, un gruppo talvolta più flessibile, talvolta più duro, e potrete continuare ad ascoltare, potrete continuare ad ascoltare il tono della mia voce, perché continuerà a rimanervi dentro, magari anche tutta la notte, e non potrete fare a meno di pensare rapidamente a quello che sto dicendo in questo momento, ma potrete dimenticare quello che non è necessario ricordare, invece ricordarvi di dimenticare o dimenticare di ricordarvi quello che è importante mantenere. Questo è un punto fondamentale, potrete imparare a ricordarvi di dimenticare e dimenticare di ricordarvi, ma la cosa importante è che tutto ciò che dovete tenere dentro, lo tenete dentro. Ecco, questo è un punto fondamentale. Quindi questo tipo di comunicazione, diciamo, genera normalmente un fascino sottile che viene utilizzato in modo delicato. E come dice giustamente la nostra Ghirettina, dovreste anche ricordarvi che alle 21 ci sarà la premiere. Tra l'altro, questa premiere delle 21 sarà una premiere interessante. Sarà una premiere interessante perché parlerà di magia. Parlerà di magia pratica. Parlerà di magia operativa. Parlerà di magia operativa. Questo è importante. Alle 21 c'è la premiere dove si parla di magia, ma poi per rilassarvi durante tutta la serata, alle 22 ci sarà anche una musica rilassante, sempre in premiere, dove potrete continuare questa conversazione, diciamo, tra sciampiste, che vedo, insomma, vedo alcuni commenti da sciampista, altri commenti meno da sciampista, comunque potrete continuare la vostra conversazione di basso livello sulle chat. Potrete continuarla sia, diciamo, nella premiere delle 21 che nella premiere musicale delle 22. Potrete dar sfogo ai vostri istinti più bassi, fondamentalmente. Potrete dar sfogo alla vostra ignoranza, potrete manifestare la vostra ignoranza a 360 gradi. Ecco, quindi questo è un altro punto fondamentale. Ogni tanto bisogna anche penalizzare un pochettino. Ogni tanto è importante anche dare alcune penalizzazioni, fondamentalmente.
È importante dare alcune penalizzazioni, perché le penalizzazioni, diciamo, le penalizzazioni sono fondamentali, esatto, il bastone e la carota. Però il bastone e la carota, poi Don Matteo, hanno sempre la stessa forma, fondamentalmente. Qualcuno preferisce il bastone più duro, qualcuno preferisce la carota più morbida, però sia bastone che carota sono penalizzanti, perché è importante penalizzare. D'altra parte, se siete ignoranti, non è neanche colpa vostra, fondamentalmente. Magari non avete studiato, non siete andati a scuola, avrete perso delle occasioni nella vostra vita, e quindi non è neanche colpa vostra. Salutiamo anche Vincenzo Chiavaro. E quando vedo Vincenzo Chiavaro, mi viene da dire che non vengo da Lodi per lodarti, non vengo da Piacenza per piacerti, non vengo da Spotorno per sposarti, io vengo da Chiavari. E meglio di Vincenzo Chiavaro, e non lo può dire nessuno, insomma. Salutiamo anche Barbara Leva. Barbara Leva, ciao Chiavaro, non vengo da Lecco, no, vengo da Chiavari, vengo da Chiavari. Al CEPU fanno l'esatto, voi che avete studiato, avete preso, bravo Chiavari, avete preso la terza, avete preso la quinta elementare al CEPU, non è che si può pretendere tanto da voi. Salutiamo Gina De Cazza, con la quinta elementare al CEPU, non è che potete, però diciamo potete sfogare la vostra ignoranza nella live, tranquillamente potete sfogare la vostra ignoranza nella live. E ovviamente dovete utilizzare questi suggerimenti che vi ho dato con parsimonia, però dovete usarli con parsimonia, perché sono molto potenti, ma tanto voi siete ignoranti, non li capite. Quindi, però, per comprenderli meglio, per penetrare più a fondo l'argomento, potete semplicemente fare l'abbonamento base, e con l'abbonamento base al canale, diciamo, potrete tranquillamente imparare tutto quello che c'è da imparare e imparare tutto quello che c'è da imparare, e quindi fate l'abbonamento base, che tra l'altro con un unico abbonamento potete seguire 8 lezioni, ben 8, 8 tra l'altro è un numero che rappresenta l'infinito, no? 8 in magia è un numero che rappresenta l'infinito e che si può utilizzare fondamentalmente. Quindi sei eterno, l'otto è l'eterno, l'otto è l'infinito. Quindi vi suggerisco veramente di farlo, perché diciamo 8 lezioni con un abbonamento, 8 tra l'altro, 8 più 1 fa 9, e 9 è anche un numero magico nell'esoterismo. Ma 8 e 5 più 3, anche il 3 è un numero magico, perché diciamo il 5 è il pentagramma a 5 punte fondamentalmente, no? Quindi questo è un altro punto fondamentale. Bene, detto questo, facciamo un giro di campana per Giovanna Russo, che è malata, ma certo, un giro di carampana per Giovanna Russo, che è malata. 8 Perotti, 6 Perotti, 46 Perotti, 48, 6 Perotti, 48. Mandiamo la buona energia alla nostra Giovanna, mandiamo la buona energia alla nostra Giovanna. La foto su YouTube credo che la metti direttamente, sul canale, oppure la puoi mettere anche dall'account Google.